bene così? Sì, è messa a fuoco. Allora, Madonna, ma che cazzo vuoi a me? Mettilo, mettilo! È un moscerino. Questa volta siete nella sfida femminile. Sì. Fammela, vuoi dire tu cosa dobbiamo fare? Perché io ho l'ansia. Allora, facciamo vedere solo una parte di quello che andremo a fare. Ecco, una busta rosa. Una va bene, busta molto, una mossa molto chubby. Dobbiamo fare il chubby bunny. Dobbiamo praticamente riempirci la bocca di marshmallow. Quindi spieghiamo cos'è questo tag. Fondamentalmente questo challenge, questa sfida, questa prova consiste nel non ingerire ma mettersi, posizionare all'interno della bocca il numero maggiore di marshmallow, facendo una sfida ovviamente. Chi vince sicuramente vince. E io dopo 4 sarò morta. Qual è stato il vostro allenamento? Troppo difficile. Nessuno. Bravura, naturale. Va bene, io direi di iniziare. Mettilo nel plato. Ok, allora, iniziamo col primo. Io so che tipo l'hanno fatto in moltissimi, so che se lo posizionano tipo al lato. Sì. Qua. Sì. Vai, si prende. Nei vari lati. Vabbè, già il primo non sarà difficile. Vai. Uno. Chubby Bunny. Io già sto male, raga. Okay, fammi la fine tua, sai, già. Fa la panoccia così. Non devi masticare! No, masticare! No, no. Chubby Bunny. È troppo bello. Raga, provatelo, questo non penso sia pericoloso, è bellissimo. Muori. Dove cazzo lo metto questo? Sempre a destra. Non masticare, cazzo. Immaginati. Chubby Bunny. E nel frattempo sei del culo. Siamo al quarto, eh? È a fuoco? Chubby Bunny! Sono brutti! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Allora, la difficoltà in più è fare tutto ciò con Ruby Woo addosso. No. Chubby Bunny! Mi stanno andando in gola, non so come. Vai! Due dietro, allora, questo è il quinto. Non masticare! Lo sto posizionando. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Io mi sto scendendo in gola da soli. Chubby Bunny. Raga, troppo bello. Due cazzo. No, no, basta. Chubby Bunny. Ciao. Mi sto sbavando. Poi facciamo la foto, non disputate. Dai, ce la fate o no? Cioè, noi che pensavamo di finirla tutta, cioè incredibile. Vai. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Quanto mi hai detto tu? 27? A 20 ci arrivo sicuro. Chubby Bunny. Tra l'altro, Pamela, c'è un pezzo di cosa qua. Che schifo, è un buco.
Vedi che faccia di fida Pamela. Ciao Bibanni. Ciao Bibanni. Dici a Bibanni, se no non è valido e ti devo fermare. Dici a Bibanni. Sta mangiando. No, sta mangiando. Ha ingoiato. Mi sciolgono. Vai. Va bene, diciamo. Non è uscito. Vedi, mi dispiace. Cindy, sei eliminata. Cindy, sei eliminata. Eliminata. No. Pamela continua. Ma non si rende conto. Vai, vai, vai che devi fare il record. Non ti sei reso, non ti rendi conto. Vai, dici a Bibanni. Mi dispiace, Pamela si ferma qui. Sei eliminata. Aspetta, aspetta. Siete arrivati, eh? Comunque ce l'abbiamo fatta, nel senso. Numero? Io ho 8, 9. Io devo riprendere un attimo. Io arrivo a 20, ve lo dico già adesso. Va bene. Oh, ma sta una rana, oh. È una rana? Ciao. Sta una rana, sta una rana do aglio. Sta una rana do aglio, sta mangiando le. Abbiamo terminato il challenge. Un tragico, bavoso. Tra coma etilico e insomma. Coma etilico? Coma etilico. Sì. Che termini, coma etilico? C'era Paolo che sbavava. Ma quella è la rabbia. Io. Cioè, sbavamento vuol dire coma etilico. Coma etilico è quando bevi. Vabbè, ok, nel senso. Overdose, tra overdose. Non dobbiamo rimarcare tutte le sbavature. Ce l'abbiamo fatta. Esatto, abbiamo finito. Ovviamente tra me e Pamela ha vinto Pamela, io sapevo di perdere in partenza e aveva ragione Davide. Penso si sia messo in bocca più di... Anche le mani oltre i marshmallow. Sì. Mi sto mangiando anche le mani. Okay, quindi... la faccia di Pamela era da ridere perché era una cosa così, tipo stile cartone animato. Anche quella di Davide. Abbiamo il prossimo challenge. Prossimo challenge, vogliamo dire quale sarà? Non si sa. Quando ci vedremo. Vabbè, insomma, lo lanciamo noi. Il prossimo challenge sarà vedere Pamela nuotare. Anzi, io direi, inventiamo un challenge e scriveteci qua sotto delle proposte. Dei challenge nuovi. Sì, ma non robe che moriamo. Cioè no, non robe, ovviamente. Magari neanche quello della cannella perché è tragico, nel senso. Qualcosa di più fattibile e meno pericoloso. E... Ma tipo le cime di rap, va bene le cime di rap. Le cime di rap con l'orecchiette della notte. Tipo chi mangia più pasta, eccetera. No, vabbè, no. Ti prego. Chi mangia più pasta, non stare male, no? State male proprio. Chi mangia vabbè. Più pasta, io ho già battuto il record dall'inizio. Ma sì, tu mi pubblicheranno tutte le cose porno sotto il video. Ecco. Ragazzi, no. non robe porno perché quelle le abbiamo già provate tutte. Il challenge. Ciao e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.